tenuti a sì viaggiare. È tempo di rimanere a casa e in attesa che l'emergenza finisca, viaggiamo almeno con la fantasia e vi proponiamo tutto ciò che abbiamo già realizzato. Questa settimana vi portiamo in Abruzzo, Pescara, la città di D'Annunzio, che qui nacque proprio nel mese di marzo. Un itinerario tra la sua pineta, il mare e la casa natale. E poi nel regno del giornalista e scrittore Ennio Flaiano, anche lui nato qui nel 1910. Daniela Bisogni. Pescara, lungo l'omonimo fiume, a inizio secolo scorso e fino a Mussolini era divisa in due, Castellammare Adriatico in Abruzzo Ultra e Pescara in Abruzzo Citra. Le due riviere oggi sono unite da un ponte ciclopedonale. Dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale rimase solo la città vecchia, patria di due cittadini illustri, Ennio Flaiano e Gabriele D'Annunzio. Sul lungomare un monumento cittadino identitario, la Fontana alla Nave, realizzata da Pietro Cascella, scultore pescarese. Si deve ad Annunzio, che qui nacque il 12 marzo 1863, il nome Pescara. La sua casa, monumento nazionale dal 1927, lui vivente, è in Corso Mantonè, dove il poeta spesso tornava a trovare la madre e i fratelli. Vorremmo che il visitatore avesse quella sensazione proprio di accoglienza che si ha quando si entra dentro la casa di qualcuno. Qui si ritrova il senso della vita com'era, emozione per i visitatori, anche per i molti oggetti che sono al loro posto proprio così come il Vate li aveva descritti in notturno. Nella seconda stanza ci sono i libri della mia puerizia e della mia adolescenza. C'è il leggio musicale di mio fratello emigrato, c'è il ritratto di mio padre fanciullo col cardellino. Nella terza stanza c'è il vecchio armadio dipinto con i suoi specchi appannati e maculati. C'è l'inginocchiatoio di noce dove mi sedevo in corruccio e rimanevo ammutolito. Nella camera della zia Maria i ricordi delle preghiere d'infanzia del poeta. Poi quella dove D'Annunzio fu concepito. Degli ambienti che hanno ancora conservato l'antico fascino e esibiscono all'interno cimeli e materiali legati a D'Annunzio e alla sua famiglia ancora originali. Colpiscono le sue uniformi e vestiti così eleganti e gli accessori del suo guardaroba. Indumenti indossati in occasione di eventi sportivi, imprese militari e cerimonie mondane. Fu interprete raffinato e innovatore della moda maschile di inizio Novecento. D'Annunzio fu un esteta non solo nelle arti, nella poesia, nelle lettere, nello stile di vita, ma anche nello stile di indossare gli abiti, di farseli creare su misura, di lanciare le mode. D'Annunzio, negli anni dell'esperienza di Roma, siamo alla fine dell'Ottocento, era non solo un dandy, come veniva in qualche modo ridimensionato dai suoi detrattori, ma era colui che le mode le dettava, cioè nei salotti della Roma Bene si guardava Gabriele D'Annunzio e si prendeva spunto per quel che era la modernità. Quello che oggi è il retro del museo un tempo era l'ingresso principale, modificato a partire dal 1931 dall'architetto del Vittoriale, Giancarlo Maroni, secondo le indicazioni del poeta. È la piccola patria, sensibile qua e là come la mia pelle, si ghiaccia in me, si scalda in me. Quel che vecchio mi tocca, quel che nuovo mi repugna. La mia angoscia porta tutta la sua gente e tutte le sue età. Poco più avanti la casa di Ennio Flaiano, dove nacque 110 anni fa, oggi uno studio privato che hanno aperto per noi. Come la maggior parte degli italiani, sono un emigrante interno. Spesso penso che la vera saggezza sia di continuare a vivere dove si nasce. Cronista insuperabile del suo tempo, fine umorista e giornalista, ma anche sceneggiatore dei grandi come Antonioni, per film come La Notte. Mi trova qualcuno che venga a giocare con me? Io non vado bene. No, troppo vecchio. Tre dei quattro film stranieri da Oscar di Fellini sono di Flaiano, La strada, Otto e mezzo e Notti di Cabiria. Sua fu l'invenzione letteraria della dolce vita. A Pescara anche il Media Museum, una sorta di tempio flaianeo, cuore del premio a lui dedicato, dove scopriamo anche alcune sale dedicate a D'Annunzio.
Nella chiesa di San Cetteo, il patrono di Pescara, le spoglie della madre di D'Annunzio, Luisa de Benedictis. Come ringraziamento, D'Annunzio donò una tela attribuita a un allievo del Guercino. Un tributo al poeta è anche la famosa Pineta d'Annunziana, che forse ha ispirato la celeberrima lirica Pioggia nel Pineto. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani nude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri che l'anima schiude novella, sulla favola bella che ieri ti illuse e oggi mi illude, Ormione. Nelle Marche, nella provincia di Macerata, Monte Cosaro, un borgo medievale perfettamente integro a due passi dalle spiagge di Civitanova. Qui, grazie alla passione per il cinema di uno dei suoi abitanti, un museo unico al mondo che raccoglie tutte le locandine originali dei film, dall'Olio su tavola del Manifesto di Amarcord di Fellini ai collage anni 80 di Compagni di scuola di Verdone. In attesa di poterci andare, almeno godiamocelo da casa. Lorenzo Luzzi. A 10 minuti in auto da Civitanova, nell'entroterra marchigiano, Monte Cosaro, Mons Causarius, il colle delle cause in un passato lontano, campeggia tra le colline a metà tra il mare e i monti sibillini. Lungo la strada, Monte Cosaro Scalo conserva uno dei monumenti più importanti della regione, la Basilica Romanica di Santa Maria a Piedichienti. Di probabile origine longobarda, se ne ha notizia dal 936 d.C. e due epigrafi ci dicono che fu voluta dall'abate Agenolfo e consacrata nel 1125, luogo dalla misticità potente. Attraversando le colline, Monte Cosaro si staglia all'orizzonte. Il centro, con i suoi vicoli, conserva il suo teatro, uno dei 120 presenti nella regione. La collegiata, che sorse nel XVIII secolo sulle rovine di un'antica pieve romanica di cui resta il campanile, il Palazzo del Comune, antico convento con bellissimi soffitti affrescati. Uno dei borghi più belli d'Italia, Monte Cosaro custodisce anche un altro piccolo gioiello. Qui il detto recita: a Monte Co, se non so matti, non ce li vo. Paolo Marinuzzi, montecosarese, non fa eccezione. Lui è pazzo di cinema. Mentre il jukebox originale del film di Verdone suona la colonna sonora di Compagni di scuola, Paolo ci accompagna tra le mura della sua creazione, un museo privato aperto a chiunque ne faccia richiesta. E ogni tanto me ne compravo una bustina di 4 figurine e l'album costava 80 lire in quei tempi. Da quella passione adolescenziale per le bellissime dive di Hollywood che ha portato Vincenzo Mollica a scrivere un fumetto con protagonista Paolo e le sue forbici per i ritagli di giornale, è nato questo museo, il Museo del Cinema a Pennello. Un unicum mondiale. Qui si trova il 90% dei bozzetti dipinti a mano in Italia delle locandine cinematografiche che hanno fatto la storia del nostro paese. La tipografia completava l'opera mettendo la grafica con il titolo del film e i nomi degli attori. Chiaramente questo è un pezzo unico, di manifesti ci sono diverse copie, quindi è molto più importante anche perché è fatto a mano, è un'opera d'arte. Oltre 800 dipinti esposti 250 alla volta. Il tema cambia periodicamente. L'olio originale per la locandina di Amarcord di Fellini, il bozzetto del Gattopardo di Visconti con la bellissima Claudia Cardinale, madrina del museo, Ladri di biciclette di De Sica. Un intero edificio pieno di ricordi che Paolo è riuscito a trasformare da personali a collettivi. Un'esperienza estetica e sociologica passeggiare tra queste mura dove ogni oggetto e riferimento fa parte di un disegno affascinante e un po' pazzo che solo passione e grande pazienza poteva rendere possibile. In Toscana, a Lucca, per conoscere il suo acquedotto storico, un'opera architettonica di grande bellezza che imbriglia il rio San Quirico a Guamo e arriva fino in città. Costruito 200 anni fa, è ancora funzionante. Marco Hag. Il punto di partenza è questo, nel bosco, dove il rio San Quirico, fin qui libero di scorrere fra i sassi, viene imbrigliato dal serpente di pietra tagliata che lo accompagna a valle. Siamo a Guamo, dove 2 secoli fa Lorenzo Nottolini, architetto del Ducato di Lucca, costruì l'acquedotto che doveva finalmente dissetare la città. Un'opera di alta ingegneria che è anche un capolavoro di architettura del paesaggio. La parte ingegneristica, captazione delle sorgenti, condotti, filtri, bocchette di ispezione, non si vede. In compenso si vede
fede e come quella architettonica. Il rio, così imbrigliato, scorre con l'acqua piovana senza inquinare i condotti che si trovano sotto la pavimentazione. A loro volta, nei due condotti scorrono ben separate l'acqua di sorgente e quella piovana. Entrambe, oggi come ieri, sono destinate alle fontane pubbliche. Una volta arrivati a valle, i condotti proseguono il loro cammino sotterraneo fino al tempietto circolare da dove partono le arcate dell'acquedotto. Un perfetto rettilineo di 3.200 metri che si avvia verso Lucca, distribuito su 459 arcate, con un pilastro ogni 17 per rinforzare la struttura ma anche per dare ritmo all'insieme e non stancare lo sguardo. La pendenza è minima, un centimetro ogni metro. In città l'acquedotto arriva in trincea attraverso il bastione di San Colombano. All'interno la conduttura si dirama esattamente come due secoli fa, da una parte verso le 21 fontanelle pubbliche e dall'altra verso le fontane ornamentali. Un acquedotto storico perfettamente funzionante a fianco di quello moderno alimentato dall'acqua del Serchio che serve tutte le altre utenze. E i lucchesi ovviamente gradiscono. Si tratta di un'acqua ottima, leggerissima. Sono in tanti a preferirla a quella dell'acquedotto moderno. È un rito di appartenenza, di identità. Anche bere un bicchiere d'acqua può diventare un fatto di storia e di cultura, oltre che la migliore attestazione possibile per il lavoro dell'architetto Nottolini. Io vi do appuntamento alla prossima settimana per viaggiare anche solo con la fantasia. Vi lascio con una frase di Einstein: c'è una forza motrice più potente del vapore e dell'elettricità e dell'energia atomica, la volontà. Seguiteci anche su Facebook, mandateci foto e piccoli filmati del risveglio della natura e della primavera intorno a casa vostra.